Ospedale di Lamezia Terme, anche qui gli open day per la vaccinazione dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. Si tratta di una prima giornata in cui comunque si è creato un po' di caos all'esterno, quello che è stato anche comunicato dalla polizia e dai carabinieri che purtroppo sono dovuti intervenire per rimettere, insomma, per risistemare la situazione, e che alcune persone si erano introdotte da entrate secondarie superando le persone che magari da tante ore facevano la fila. All'esterno quindi un po' di caos, anche qualche assembramento. Per fortuna l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato la rissa che stava praticamente per scattare. All'interno invece tutto è organizzato abbastanza bene, ci sono tantissimi pediatri che svolgono anche in maniera gratuita la loro attività. Qui a fianco a me tantissimi bambini in attesa di farsi vaccinare. All'interno i bambini che a ogni vaccinazione ricevono invece un attestato come premio del loro coraggio. Tutti fuori! Adesso facciamo! Viva di sinistra chi ha il biglietto numerato! Viva di destra a partire da B1 a B100! Quindi fuori tutti e riorganizziamo le file! Fuori! Siamo all'ospedale di Lamezia Terme, qui tantissimi i bambini che sono venuti a vaccinarsi, fuori c'era insomma un po' di caos, qui invece dentro l'ospedale dove c'è il punto vaccinale tutto molto tranquillo, molto anche bello. Questa mattina c'è stata la Befana che ha dato dei regali ai bambini e qui siamo in compagnia di un medico che volontariamente è qui per la somministrazione della dosi dei vaccini è più piccola. Allora le chiedo, quanto è importante vaccinarsi? Allora, vaccinarsi è importantissimo. Da prima questa fascia di età non era stata prevista nelle vaccinazioni. Successivamente, dopo notevoli dosi somministrate, soprattutto negli Stati Uniti, 3 milioni di dosi somministrate nei bambini, e Israele che è Docet, praticamente anche l'Italia, l'EMA, ha dato il via alla vaccinazione per questa fascia di età. Ed è importante perché si è visto che questa nuova variante praticamente colpisce molto i bambini, è molto diffusiva e molto contagiosa rispetto a 2 anni fa alla prima apparizione del Covid, che colpiva meno i bambini. Quindi è importantissimo coprire questa fascia di età. Del resto l'affluenza che avete documentato dimostra come i genitori sono attenti a questa problematica e quindi la minoranza Novax rimane isolata, perché abbiamo avuto un afflusso superiore alle nostre aspettative. Quanti bambini sono stati vaccinati in questi giorni a Lamezia? Allora, oggi sono partiti dei Vax, quindi non abbiamo ancora i dati. Le posso dire che io e la mia collega, la dottoressa Notaro, abbiamo già effettuato una 60ina di dosi e speriamo per fine giornata di arrivare a 100 dosi almeno, da 100 bambini di dosi somministrate nei bambini di questa fascia. Poi ci saranno altre giornate, sabato, domenica, quindi speriamo di coprire il maggior numero possibile di bambini. C'è qualche bambino che ha paura? Pochissimi, la verità sono stati, ecco, noi diamo questo attestato di... L'attestato di coraggio per i bimbi che si vaccinano. Ecco, e lo richiedono, se dimentichiamo di darlo, ritornano che lo vogliono per dimostrare, alcuni hanno fatto anche le foto per dimostrare il loro coraggio. E devo dire che siamo molto soddisfatte. L'organizzazione ovviamente forse ha un po' peccato per quanto riguarda la fila fuori, che non è stata gestita in maniera adeguata, però ripeto, non ci aspettavamo questo afflusso, quindi tutte quelle paure sui vaccini, tutto quello che significa che noi pediatri abbiamo fatto una parte importantissima nel dare spiegazioni, nel dare informazioni, perché informare è necessario per capire, altrimenti l'ignoranza ha la strada spianata. Viene fatta un terzo della dose di vaccino Pfizer? Sì, solo Pfizer un terzo della dose, e devo dire che gli aghetti sono così sottili che delle volte non si accorgono neanche di aver già effettuato la dose.
Possiamo? È qui per vaccinare il bimbo? Sì, certo, il bimbo grande. Possiamo? Vuoi dire qualcosa? Sei qui per vaccinarti? Quanti anni hai? 9. Ti chiami? Stefano. Sei venuto subito a vaccinarti perché te l'ha detto la mamma o perché ti senti sicuro tu? Perché mi sento sicuro io. Sì. Quanti anni ha? 5 anni. È venuto subito a fare insomma questo vaccino in vista del ritorno a scuola? Sì, è l'unico modo per proteggere i bambini insieme a tutti gli adulti, insomma, il vaccino. Fuori ha trovato un po' di caos, si è dovuto prenotare, come... No, questo è un Vax Day, quindi oggi non c'era da prenotare niente, venire e fare pazientemente l'attesa, insomma, era. Poi, come sempre, c'è qualcuno che ha sempre fretta di fare le cose, però... I bambini che dicono? I bambini abbiamo dovuto un pochino convincere, spiegargli che lo facevamo per loro, che è l'unico modo per proteggersi da, insomma, da questa pandemia che sta circolando, diciamo. Sì, sono qui per vaccinare il bambino, cerchiamo più che altro di poterlo vaccinare. Avete deciso, diciamo, subito di vaccinare perché lo ritenete un dovere, per quale motivo? Perché si torna a scuola? Sicuramente un dovere, di certo non un piacere. Eh sì, più che altro per la scuola, perché comunque è una tutela che io non posso dargli, stando lì non so con chi sta e quindi preferisco tutelarlo un pochettino. Questa sembra l'unica cosa da fare e quindi andiamo. Il bambino ha paura? Diciamo. Vabbè, comunque il lago neanche si sente, lo dicono, eh? Sì, no. Per stare tranquillo. Grazie. Prego.